Importante pari esterno sul difficile campo di Avellino. Al Partenio il Taranto dà continuità a risultati positivi, finisce 0-0. Capuano deve rinunciare a De Santis, schiera i suoi a specchio 3-5-2 come fa Pazienza, tecnico degli avellinesi. Dall'inizio c'è Fiorani in mezzo dietro Tornariggio. Anche stavolta in partenza sugli esterni ci sono due mancini, Ferrara e Panico, il primo a destra. Trasferta vietata ai sostenitori rossoblù. Gara equilibrata, l'Avellino fa più possesso palla ma crea poche circostanze da rete. Alla fine risultato di parità giusto. Per la cronaca scarsa, al decimo c'è un colpo di testa di Patierno deviato in calcio d'angolo. Al 25esimo si fa pericoloso il Taranto con una sventola di Romano dai 20 metri. Ghidotti alza provvidenzialmente sulla traversa. Al 41esimo l'unica vera e propria palla gol della gara. La parata di Vannucchi sulla conclusione ravvicinata di Patierno. Poi sul proseguo dell'azione Antonini salva sulla corrente numero 9, così si va al riposo. Nel secondo tempo poco e nulla da raccontare. Al 15esimo per i biancoverdi di casa c'è un colpo di testa di Gori, pallone che però termina soltanto sull'esterno della rete. Taranto pericoloso al 25esimo con una mischia in aria Erpina sulla quale c'è un fallo e così si sbroglia il tutto. 5 minuti di recupero ma lo 0-0 non si schioda. Nel finale la circostanza che ha fatto arrabbiare Capuano nel dopopartita: Bifulco lavora un buon pallone sulla sinistra, lo serve in mezzo per Fabbro che tutto solo viene fermato però dal direttore di gara che segnala un'irregolarità che in molti non hanno compreso. Taranto sale a quota 30 in classifica e resta invariato il distacco dai campani.